Ci racconti un po' di questo personaggio, soprattutto del binomio con De Luigi e questo bacio appassionato che c'è stato. Beh, il personaggio è un uomo che sta per diventare papà e quindi va in crisi. Va in crisi, come tutti i papà vanno in crisi, lui forse esagera perché mette in discussione addirittura la propria sessualità. E rivive, appunto, riaffiora in lui l'esperienza di un bacio dato a De Luigi quando erano ragazzini e stavano negli scout e non sa più se, cioè vuole assolutamente riprovare a dare quel bacio per capire se quella è una cosa che può far parte della propria sessualità, quindi se è omosessuale o no, insomma. E cercherà di farlo, corteggerà De Luigi respingerà anche violentemente, sempre con una certa però eleganza che lo contraddistingue, e alla fine riuscirà a darglielo e si può immaginare che quello che esce fuori, insomma, qualcosa di divertente sicuramente per chi lo vede. E lavorare a Cinecittà le è piaciuto? Comunque è stata una cosa inusuale oggigiorno. Sì, lavorare in Cinecittà è meraviglioso, anche se io ci ho lavorato però per una cosa differente, ma la televisione, la fiction, stavo 6 anni dentro Cinecittà, io adoro lavorare a Cinecittà. Cinecittà è il cinema, Cinecittà è il luogo dove si realizzano veramente dei sogni, perché il sogno di Alessandro di fare un film del genere dentro un condominio si è realizzato lì, sotto gli occhi nostri, c'era sto palazzo, tutti gli appartamenti praticabili con tutto, con la facciata che se le metteva e se levava, ma palazzo di dimensioni reali, una cosa. Questa è la magia di Cinecittà, la magia del teatro di posa, e lì dentro si respira appunto il cinema. Io da ragazzino, quando sognavo di fare attore, pensavo a Cinecittà, e quindi vorrei girare sempre lì, anche perché è comodo, perché è più comodo, non c'è cacciare, non c'è traffico, non c'è. E il fatto che l'anno scorso lei era qui per presentare l'ultima ruota del carro, quindi sempre come film di presentazione del festival, diciamo la sua presenza porta un po' fortuna, no? Ai film che aprono il festival. No, io non porto fortuna, perché da portare fortuna a portare sfortuna poi il passo è breve, la gente non credo nella fortuna né nella sfortuna, però sì, l'altro anno pure partecipavo a un film che apriva il festival, quest'anno pure, speriamo che il prossimo partecipi a un film che sia in concorso, che ne sa. Grazie.